Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo sfizioso smanicato che io ho deciso di chiamare smanicato alta marea. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato due filati della Mistrico Filati, che sono il fiammingo, che se ricorderete ho già utilizzato nella sua versione del colore ametista. Questa volta ho optato per il colore oceano e vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 380 metri, e queste sono le sfumature che io trovo spettacolari. Mentre per fare il bordo ho utilizzato il filato Cincilla Lux, che se ricorderete ho utilizzato nel video precedente per fare il bordino alla Stola Infinity. Il colore che ho scelto è il colore Tiffany e anche in questo caso vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 170 metri. Per poter realizzare questo smanicato, che è una taglia S, io ho utilizzato due gomitoli del Fiammingo e un gomitolo del Cincilla Lux. Come sempre vi lascerò il link in descrizione del sito Uncinettando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori. Ma ci tengo a precisare che del colore che ho usato io sono rimasti pochissimi gomitoli ed è terminato il colore ametista, mentre trovate tantissimo il colore carbonio, che è quello sfumato grigio-nero, il colore autunno, il colore pavone, quindi di quelli ce ne sono, e anche il colore foresta, quindi di quelli ce ne sono, e potete abbinarli agli altri colori del Cincilla Lux. Per esempio, se decidete di utilizzare il colore dell'autunno, io vi direi di usare come Cincilla Lux o l'arancione o il marroncino. Se invece utilizzate il foresta, voi potete abbinare il Cincilla Lux del colore salvia, quindi potete sbizzarrirvi nel fare i vari tipi di abbinamento. Io ho optato invece per l'oceano e il Tiffany. La lavorazione è semplicissima. Io ho lavorato con l'uncinetto del 3,5 il Fiammingo, con l'uncinetto del 4 invece il Cincilla Lux. Per realizzare il motivo, che vedete semplice ed è un motivo che io ho già utilizzato in altre creazioni, si lavora in giri di andata e ritorno e si vanno a ripetere sempre 4 motivi, 4 giri fino all'altezza degli scalfi, poi naturalmente si divide la parte dietro e la parte avanti e si vanno sempre a fare questi 4 giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Io ero un po' indecisa se fare delle maniche o a tre quarti o lunghe, ma volevo in realtà uno smanicato per coprirmi quando indosso quelle maglie che sono un po' scollate dietro, che hanno invece tipo sono velate, non sono proprio di lana o di cotone, quindi ho preferito fare uno smanicato da poter indossare sopra appunto questo genere di maglie. Quindi non ho avuto la necessità di andare a fare le maniche. Mi raccomando, vi dico già, se siete una taglia M di Fiammingo, vi serve almeno un altro gomitolo, perché io i miei due gomitoli li ho usati del tutto, quindi vi servono almeno tre gomitoli del Fiammingo, mentre potete optare sempre per un solo gomitolo di Cincilla Lux. Per una taglia L, tre gomitoli del Fiammingo bastano, ma vi dovete andare a prendere due gomitoli del Cincilla Lux. Per fare il bordino, io ho fatto un semplice giro di maglie basse, tre giri intorno a tutta l'apertura dello smanicato, mentre 5 giri per andare a fare il bordino qui agli scalfi. Naturalmente, voi potete fare il bordino anche più largo, quindi qui invece di fare 3 giri potreste andarne a fare 6 o 7. Stessa cosa qui alle maniche, quindi mi raccomando, in quel caso andate comunque a prendere un gomitolo in più se avete intenzione di allargare i bordi rispetto a me o di fare le maniche un po' più lunghe utilizzando sempre il Cincilla Lux. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, è veramente semplicissima ma sarà molto molto utile, e se la realizzerete mi raccomando potete taggarmi o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, o come sempre potete taggarmi anche su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncinettando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro smanicato, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Fiammingo. Questa volta ho optato per il colore oceano, che è lo 05. Allora, io vi farò vedere il campione e vi dico che io nel campione ho montato 35 catenelle, mentre nella lavorazione vera e propria ne monterò 185, lavorando con l'uncinetto 3,5. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8, a cui poi va aggiunto una catenella in modo tale da avere l'inizio uguale alla fine. Quindi possiamo iniziare a fare il nostro primo giro. Naturalmente, per una taglia più grande rispetto alla mia, che è una taglia S, io ho montato 185 catenelle. Per una taglia M direi di andare a montare almeno 5 motivi in più, e per una taglia L 10 motivi in più, quindi 8 per 5, 8 per 10, in modo da avere le catenelle da montare in più.
Quindi possiamo passare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare: mi alzo con una catenella, entro dentro la prima catenella delle mie 85 e vado a fare una maglia bassa. Vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia bassa. Vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Quello che andremo a fare adesso lo dobbiamo fare per tutto il nostro giro. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare la mia prima maglia bassa. Devo fare un totale di 5 maglie basse, una in ogni catenella. Quindi una già l'ho fatta, vado nella successiva 2, vado nella successiva 3. Vado nella successiva 4, vado nella successiva 5, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle e di nuovo entro nella quarta e vado a fare la mia prima maglia bassa per un totale di 5 maglie basse, quindi una, entro nella successiva 2. Entro nella successiva 3, entro nella successiva 4, entro nella successiva 5, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo e di nuovo salto 3 catenelle e vado a fare 5 maglie basse. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro primo giro e adesso vi faccio vedere poi come terminare il primo giro. Quindi sto per terminare il primo giro, ho fatto le 3 catenelle, salto 3 catenelle, vado nella quarta e realizzo la mia prima maglia bassa. Vado nella catenella successiva e realizzo la seconda maglia bassa. Vado nell'ultima catenella e realizzo la mia terza e ultima maglia bassa. Quindi l'inizio e la fine abbiamo 3 maglie basse invece che 5. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro, che consiste nel realizzare: entro direttamente dove ho la prima delle mie 3 maglie basse e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 5 maglie alte. Quindi una, due, entro 3, 4 e 5, 2 catenelle, 1, 2, entro nella terza delle mie 5 maglie basse, quindi 1, 2, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la terza delle mie 5 maglie basse e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2 e di nuovo vado nell'archetto di 5 catenelle, di 3 catenelle e realizzo 5 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4 e 5, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la terza delle mie 5 maglie basse e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, stiamo per arrivare alla fine e vado a fare di nuovo 5 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, quindi una, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, 1 e 2, entro nell'ultima delle mie 3 maglie basse e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il secondo giro. Terzo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta, quindi una, due, tre. 2 catenelle di separazione, una, entro
e 2, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. E devo fare una maglia bassa sopra ognuna delle maglie alte, quindi una già l'ho fatta. Vado una maglia alta successiva, seconda maglia bassa. Vado una maglia alta successiva, terza maglia bassa. Vado una maglia alta successiva, quarta maglia bassa. Vado una maglia alta successiva, quinta maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto, vado direttamente dove ho le maglie alte e ricomincio da capo andando a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Quindi vado qui dove ho la maglia alta e di nuovo 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5. 3 catenelle, 1, 2, 3. E di nuovo vado dove ho le maglie alte e realizzo una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo 2 maglie alte e 3 catenelle. 1, 2, 3. Vado dove ho le maglie alte e realizzo una maglia bassa sopra ogni maglia alta. 1, 2, 3. 4 e 5. Termino il giro andando a fare 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio terzo giro. Quarto e ultimo giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. 2 catenelle, 1 e 2. Vado dove ho la terza delle mie 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2. Quello che vado a fare adesso è quello che faremo per tutto il nostro quarto giro. Entro nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la terza delle mie 5 maglie basse e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2 e di nuovo vado nell'archetto e vado a realizzare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto, vado dove ho le maglie basse, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2. E di nuovo vado nell'archetto e vado a realizzare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho la maglia bassa, realizzo la terza delle mie 5 maglie basse, realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2. Sto terminando il quarto giro. Per terminare il quarto giro andiamo a fare 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, 1 e 2, e una maglia alta entrando nella terza catenella partendo da sotto, 1, 2, 3, che equivaleva alla nostra prima maglia alta. Abbiamo terminato così i nostri quattro giri. Adesso vi faccio vedere soltanto come si rifà il primo giro avendo una base diversa rispetto a quella di prima. Andiamo direttamente nella maglia alta, andiamo a fare una maglia bassa. Una maglia bassa sulle successive 2 maglie alte, quindi 1 e 2, per un totale quindi di 3 maglie basse. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si va direttamente dove abbiamo le maglie alte e andiamo a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta, per un totale quindi di 5 maglie basse. In questa maniera abbiamo così ricominciato da capo il nostro primo giro. Quindi questi sono i giri che dovremmo sempre andare a ripetere. E come vi ho detto, vi ricordo che io ho montato 185 catenelle.
Detto ciò, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro prima di andare a fare poi la divisione dalla parte dietro dalle due parti avanti. Allora, ho terminato di lavorare fino ad arrivare all'altezza degli scalfi e ho ripetuto il motivo per 16 volte. Poi adesso è il turno di mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori io sono andata a contarmi i miei archetti di 5 maglie alte e ne ho divisi in questa maniera. Ne ho messi 6 davanti senza contare questo qui iniziale, quindi 1 2 3 4 5, e nel sesto sono andata a mettere il mio marcatore. Stessa cosa da quest'altra parte, non ho contato questo esterno, sono andata a contare da qua 1 2 3 4 5, e nel sesto ho messo il marcatore dietro. Io quindi me ne trovo 9 liberi più, diciamo, i due dove ho il marcatore. E adesso vi faccio vedere, scusatemi, come andare a lavorare. Allora, la lavorazione è semplicissima, si inizia sempre come abbiamo iniziato e si termina sempre come abbiamo iniziato, solo che mi fermo prima, quindi qui dove ho il marcatore. Quindi adesso inizio normalmente facendo come sempre le mie 3 maglie basse, quindi questo non cambia, come non cambia tutto il primo giro, ma vi faccio vedere come fare quando si arriva al marcatore. Come vedete, sto al primo giro e sono quasi arrivata al mio marcatore. Ho fatto le catenelle, quindi vado direttamente dove ho la maglia alta e vado a fare la mia prima maglia bassa. Vado nella maglia alta successiva e faccio una seconda maglia bassa. Vado nella terza maglia alta e faccio la mia terza maglia bassa e mi fermo così. Quindi ho realizzato il mio primo giro. Adesso mi posso girare con la lavorazione e andare a fare quindi il mio secondo giro, che vi ricordo consiste nel realizzare: si entra dentro e si va a fare una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, andiamo nell'archetto e andiamo a fare le nostre 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5, 2 catenelle, 2 catenelle, 1 e 2, si va nella terza maglia bassa e si fa una maglia bassa, 2 catenelle, si ricomincia da capo. Quindi adesso i giri sono sempre quelli, solo che lavoriamo su punti, su metà, anche meno, della nostra lavorazione per creare la parte avanti. Io adesso ripeterò i miei giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle, quindi vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo sia avanti che dietro, che naturalmente è lo stesso numero di motivi. Vi dovete solo ricordare che quando andrete a lavorare la parte dietro dovete iniziare facendo la prima maglia bassa dove avete l'ultima maglia bassa della parte avanti. Quindi vedete, dobbiamo iniziare sempre con le 3 maglie basse, quindi una la facciamo nella stessa maglia di base dove abbiamo fatto la maglia bassa della parte avanti, e poi le altre nelle due maglie alte libere di qua, e andiamo a lavorare normalmente. E naturalmente termineremo il giro andando a fare una maglia bassa sopra le prime 2 maglie alte, e la maglia bassa, la terza, la andremo a fare sulla terza maglia alta, dove ci troveremo comunque la maglia bassa della parte avanti. E poi si lavora separatamente, quindi come abbiamo sempre fatto, quindi le due parti avanti, la parte dietro. Allora, ho terminato la parte avanti e la parte dietro, ho ripetuto il motivo 5 volte, quindi 4 giri ho ripetuti 5 volte, e poi sono andata a ripetere il primo giro in modo da avere una lavorazione lineare per quando poi sarei andata a cucire. Quindi ripeto, per ogni lato e dietro ho ripetuto il mio motivo 5 volte e poi ho ripetuto il primo giro. Per andare a cucire io ho cucito, vedete, in questa maniera, sempre con il classico cucitura normale, e sono andata a cucire per circa 12 centimetri sia da questa parte che da quest'altra parte, lasciando quindi uno scollo largo ma non larghissimo. Adesso devo solo decidere se fare le maniche. In realtà mi piaceva l'idea di avere un gilet, non li ho fatti quest'anno, e l'idea di fare un gilet un po' invernale mi piaceva. Magari sto pensando di rifinire il bordino con il pellicciotto effetto pelliccia che ho utilizzato per realizzare la stola Infinity. Devo ancora un attimo decidere, adesso inizio a fare una piccola prova e vedo. Per le maniche sinceramente preferirei non farle, però come vi ho detto devo decidere ancora. Allora,
Allora, alla fine ho deciso di fare il bordino con il mio con il cincilla Luxe, questo color Tiffany, e ho iniziato dal bordo. Farò tutto il bordo attorno a tutta il gilet, quindi anche gli scalfi li rifinirò sempre con questo. Naturalmente vi devo ancora decidere quanto farlo spesso, se tipo fare uno o due giri oppure fare un bello bordino spesso. L'unica cosa che vi posso dire per adesso, perché ho iniziato a lavorare adesso, è questa. Sto lavorando con un uncinetto del 4, quindi non più quello del 3 e mezzo, e sto lavorando in questa maniera: dove ho la maglia alta orizzontale vado a fare una maglia bassa, dove ho la maglia bassa orizzontale vado a fare una maglia bassa, e continuo: dove ho la maglia orizzontale vado a fare una maglia bassa, maglia alta orizzontale, maglia bassa, di nuovo maglia bassa orizzontale, maglia bassa, dove ho la maglia bassa, in questa maniera. Quindi entro soltanto nei fori grandi, non entro anche in quelli piccolini, visto che il filato, come vedete, è bello spesso, e infatti lo sto lavorando anche col numero 4. Quindi io farò così intorno, come vi ho detto, a tutto il mio gilet, quindi sulle due parti avanti, sulla parte sotto, sulla parte dello scollo, sulla parte degli scalfi. Vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro. Naturalmente, quando andremo a fare i giri nella parte superiore, dovremo andare a tastare le maglie alte con la mano, perché è vero che si vedono, però tastate sempre per essere sicure che non ve ne state perdendo qualcuna. Quindi andremo a fare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa. E quindi io continuo in questa maniera e vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Ah, un'altra cosa, ricordatevi che quando siete qui dovete fare l'angolo, di andare a fare 3 maglie basse dove avete l'angolo, perché altrimenti la lavorazione vi si stringe, e invece facendo le 3 maglie alte la lavorazione si allarga creando un piccolo angolo.